Buongiorno, siamo nel cimitero di San Severo perché alcuni disabili ci hanno segnalato delle cose che non sembrano corrette, nel senso che per accedere allo scivo che siamo qui. No, sai che la stiamo facendo, dai. Ma se ti giri. Allora, questa è la rampa. No, c'è una pendenza troppo elevata qua. Ma è lunga là. Questa e come fai ad uscirla qua? Non c'è una pendenza. Questa dicevo io, guarda. Che si mette sopra elevato. Sì. Che sono da sono gli agumini, vengono fatti con un professore di gente. Ma quello sa fare, c'è con chi ha avete troppo ripete qua? Ma non che la devono fare tutta la larghezza, basta solo per noi. Un metro. Allora, ma io avete troppa ripete qua, eh? E per quello ti ho detto, quello deve fare la rampa che si deve salire di là. Ma la rampa? Sì, scusami Carlo. Scusami. No, è morto niente qua. No, ha ragione lui. Fammi parlare. Fanno parla, sì. La rampa si può anche regolare la pendenza. Perché tu metti un po' più alto, sì, lo spessore e regola la pendenza. Invece fallo così, la fai così. Ma può farla più dolce. No. Quella che ha detto fa la mezza curva. Lo spessore. Allora, ascolta. Questa cosa qui, ascolta. Però mi devo far parlare, Carlo. Un esempio pratico. Io ti ho capito. Per farla diventare così devo mettere lo spessore, sì, più alto qua. Sì. E là, come c'è? No, è graduale. Lo portano a zero. Come fanno i marciapiedi? Li portano a zero. Così come dici tu. No, così, ma fai così, metto lo spessore più alto e più basso qua. Allora te ragionisti. Meno inclinata. Per poter. Ma non è più lungo. Adrià, c'ha ragione lui. Se parte da là, allora sì. Se parte da là, con la curva qua. Allora può fare salendo. Sì. Sono d'accordo anch'io. Sono d'accordo, non sono un tecnico, sono loro che devono trovare la soluzione. Sono loro che devono trovare la soluzione. No, quella di quello che sono spiegato, perché quello non ne frega né. A cui ce l'ha spiegato, dice bravo, vedi a fare una rampa così. Come hanno fatto andando a sprayare la luce proprio? Bravo. Come hanno fatto andando a sprayare la luce? Hanno fatto niente, e domani mi sa come pago. E così avessero fatto. Ci fa così. Acqua, solo così puoi fare. Solo se parti. Ma sono d'accordo, Giovanni. Fa la curva così. Ho capito. Ma sono qua troppo alto. E mi capite, però. Ma a parlare, sei in diretta, eh? Allora, buongiorno a tutti, sono Maracino Adriano. Chiamo per avere un aiuto per poter. No, facciamo una richiesta. Sì. Per una richiesta per poter andare a trovare mia madre al cimitero. Essendo che la tomba di Sant'Antonio Abate è inaccessibile. Per accedere si devono fare 9 scale. Io le scale non le posso fare, quindi il comune o chi è preposto a fare queste rampe potrebbe fare una rampa affinché io possa accedere nella tomba e andare a trovare mia madre. Avere a disposizione una rampa che possono utilizzare un po' tutti i disabili. Esatto, anche per altri disabili che possono accedere sia a questa tomba sia a altre tombe che hanno lo stesso problema. Quindi la mia richiesta è questa. Che diventa la nostra richiesta. E diventa la richiesta di tutti i disabili. E speriamo che questa volta la richiesta possa essere esaudita. Perché fino ad adesso le richieste che abbiamo fatto noi disabili, anche per quanto riguarda la rampa nella villa comunale, è stata disattesa e completamente ignorata. Ma è stato già esposto il problema a barriere architettoniche, dare l'accessibilità, la visibilità a tutti i locali pubblici, perché l'amministrazione sa benissimo che c'è una legge addirittura dell'89, la 236, che ti dovrebbe far accedere nei supermercati, dappertutto, senza essere, perché diventa una sorta di discriminazione. Evidentemente, non per fare polemiche, le nostre diciamo così, richieste o i nostri diritti vengono solamente presi in considerazione quando si devono accumulare dei voti per le campagne elettorali, per le politiche
per le comunali, vabbè, per le amministrative. Non c'è stata nessuna progettualità per inserimento lavorativo, barriere architettoniche, pure se si hanno dei finanziamenti. Dobbiamo supporre che non vengano utilizzati, o devono fare loro stesse delle richieste, perché non è possibile. Già l'esigua somma economica che ci danno, dovremmo accollarci delle spese per fare tutte queste cose qua, alla nostra spesa non è possibile. Ma non è possibile, no, perché chiaramente ognuno di noi ha dei problemi economici che con le pensioni misere che vengono regolate a noi disabili non possiamo neanche vivere dignitosamente. Questo lo sa, comunque io non voglio uscire fuori tema perché ci sarebbero perché riprende tutta una fascia, tipo il progetto doppio di noi, con i finanziamenti, l'aggregazione delle diverse abilità per, diciamo, una sorta di inserimento sociale, reale, reinserimento sociale. Quello che tu dici è la verità, ma la verità molte volte viene distorta e la verità viene recepita come la vogliono loro. Siamo cittadini di serie C perché stai seduto su una carrozzella, su uno scooter e non hai diritto alla parola, non puoi accedere ai locali comunali, ai locali pubblici. Usciamo alla barzelletta di Vincitorio. Vedi che è una barzelletta? Noi disabili che non possiamo andare sul comune, è una barzelletta. È una cosa vergognosa. È una vergogna. Ma dovremmo rifare un'altra volta come ha fatto si fece all'epoca con Savino, chiamare qualche televisione, portarla sul luogo. L'abbiamo già fatto con Telenorma. Ma questa è una discriminazione nei nostri confronti. C'è la legge che dice che tu apri un locale nuovo, ci deve avere già l'accessibilità. A Santa Vera i locali non hanno l'accessibilità. Come fanno ad aprire questi locali? Ma è questo, lo chiedo pure io. L'autorizzazione. A loro la conosco, la 236, il decreto ministeriale. È legata dall'89. Diglielo a loro. Ci sono scordati che mi sono scordato uguale. Ci sono scordati. No, è abbattimento per... Poi sono tutte le modifiche che hanno fatto. Dalla messa, pure quella delle poste, per accedere, come fai? Sono cambiati i tempi. La tana bigliacca, la carrozzella tana portata sopra per trovare a mamma. No, comunque, adesso io vorrei solo che si risolvesse questo problema, perché già è stato risolto un problema in passato, perché avevano fatto un decreto per vietare l'accesso ai disabili con le autovetture. Andiamo qua, tu mi devi dire a me gli occhi ora. Ma è quello stesso l'ordinanza che ha fatto ora, martedì, giovedì, domenica, quando è una barzelletta, ci quando vuoi. Io devo andare in cimitero 3 volte a settimana. No, non esiste proprio, è discriminante. È discriminante, sì, lo devi spiegare ai signori che stanno sul comune. Lo devi spiegare agli assessori, ai consiglieri. Dove sta scritto che ma tu puoi accedere, potremmo accedere al semplice consiglio comunale, a parte il Covid. Non possiamo andare nemmeno a parlare sul consiglio comunale, perché abbiamo le scale. Ma di che vogliamo stiamo che dobbiamo fare intervenire le autorità? Chiami i carabinieri, chiama guardi finanzi, come fatemi entrare. Fateci entrare, sono problemi vostri, non sono problemi nostri. I problemi li dovete accollare la società, non il disabile. Non lo so come si risolve questa situazione, perché fanno tutti orecchie da mercato. Vediamo adesso se almeno la situazione della rampa va bene. Poter andare a visitare. Almeno questa del cimitero. Non parliamo poi delle rampe nel paese. È chiaro che vuoi una rampa removibile che per poter accedere a tutti, eventualmente far accedere tutti i disabili alle varie tombe dove i genitori sono più alti? Beh, è chiaro, sarebbe una cosa giusta. Non discriminante, perché hai diritto e trova a mamma da portare un fiore, pur dove. Evidentemente questi diritti non vengono riconosciuti. Comunque speriamo che questa volta almeno si possa risolvere questo problema. Non lo sappiamo che se intendono affrontarlo prossimamente o che si nascondono dietro pure al fatto da ora non lo possiamo fare. No, le barriere architettoniche sì. Loro devono fare una pista ciclabile perché stanno uscendo gli scooter, quell'altro tipo di scooter. Sì. Aspettano che succeda il morto qua? Quelli, qualcuno si deve fare male. E dopo aggiustano le cose. Visto che si va avanti, evolve la tecnologia, non capisco perché non prendono provvedimenti. Mo ti ho detto, siamo in provincia di Foggia, siamo a San Severo, non in provincia, a San Severo. Ma una pista ciclabile? Quella che aveva fatto, se non sbaglio, Michele Ermici all'epoca di Santarelli, aveva fatto una pista ciclabile che non viene utilizzata. Non è servita a niente. E poi dice stava fatta anche male.
il sud parte da San Severo. Non parte da San Severo, parte un po' più sopra. Tutto il mondo è paese comunque. Io sono convinto che il sud parte da San Severo. Speriamo che ci sia. Comunque, perché Adriano Maracino ha fatto la segnalazione che necessita di una rampa removibile in zona cimiteriale. Se la signori, bomba di Sant'Antonio Abate. No, removibile non per Adriano Maracino, cioè, per tutti i disabili, una rampa removibile che deve far sì che si possa accedere ai propri cari. Due, di rimuovere sostanzialmente il discorso delle macchine, che è discriminante. Se Adriano vuole venire con la moglie a trovare i parenti qua, non è detto che debba necessariamente venire con lo scooter, ma deve poter venire pure con la macchina. E non essere, deve essere solo martedì, giovedì. Calma, dovremmo fare qualche azione legale veramente, mo. Ma penso quello su quello. Quando chiamano l'avvocato, quando poi con l'avvocato si spaventano, e dicono cazzo. No, non si spaventano perché a loro volta sono, la maggior parte sono avvocati. Ma loro sanno che stanno in dole. Si usabile. No, aspetta, quanto riguarda la problematica. Ciò, non c'è trasparenza amministrativa, non c'è un cavolo di niente. Però, no. Però rimane il fatto che questo video viene fatto in virtù di una richiesta per il signor Adriano Maracino, che necessita voler visitare la tomba della madre. Voler vedere la fotografia della madre sull'oculo. Ora, vedete voi se dobbiamo fare qualche rimostranza più forte oppure aspettare una vostra risposta adeguata. Una videata della scala. No, già l'avevo fatta, Ma so accedere, voi non posso parlare più. Constatate voi se questo è possibile accedere qui, per un disabile pure con lo scooter. L'hanno fatto apposta e qua non si può fare. Non ci sono neanche passamano. Non c'è neanche passamano, non rispetta. Non c'è possibilità di accedere in alcun modo. Allora signori, la nostra richiesta l'abbiamo fatta. Ora, come dice Maracino, si deve adempiere alla richiesta. Andremo a vedere perché le richieste in Italia non vengono mai eseguite. Mandate una risposta al coordinatore del MID, Movimento Italiano Disabili. Io ho perso tutte le speranze, speriamo che questa volta la raccolga qualche buona anima. Dobbiamo mandarla a qualche testata, tipo Attacco, qualche giornale in poche parole. Cioè, la mandiamo a... non sappiamo l'attacco di che. Ma io avevo trovato la sentenza di... Dobbiamo anche stare attenti, scusi. Sì, lo so. Testate giornalistiche. Lo so. Perché dipende i vendoli, ne sono nate a centinaia. Lo so, l'ho constatato. Sotto gli ordini dei partiti. Non solo dei partiti. Scrivono quello che vogliono, loro vogliono incappare in diffamazioni. Ecco, dobbiamo vedere un giornale libero che sarà... Libero c'è una testata nazionale, ma è solo il nome Libero. Però nella redazione non sappiamo se sono liberi di scrivere ciò che pensano e ciò che vogliono dire. Per il bene veramente comune, perché qua in Italia c'è il bene personale, ma il bene comune è una parola cancellata, estinta. Lo sappiamo fin troppo bene. Allora, ci risentiamo nella prossima occasione. Va bene, io ringrazio di avermi dato la possibilità di poter denunciare e diffondere questo problema che non penso riguardi solo me, ma penso che riguardi anche altri disabili. Sì, è chiaro che coinvolge un po' tutti quanti in presenza di disabili. Di nuovo buongiorno. Vi saluto e vi auguro buona giornata.